Bruno Editore presenta La fisica del cambiamento di Luca Clun. Introduzione. Provare per credere? No, piuttosto credere per provare. Almeno è quello che ho sempre pensato. Una delle domande più importanti che mi sono sempre fatto fin da piccolo è: esiste un legame tra quello che penso e quello che accade? E se esiste, come funziona? In realtà ho sempre avuto il presentimento che ci fosse, e ciò mi ha portato ad approfondire e sperimentare queste tematiche nella mia vita. Ricordo che molti anni fa, all'età di 20 anni circa, lavoravo come consulente assicurativo presso una grossa agenzia. Il mio lavoro principale era quello di trovare costantemente clienti nuovi, poiché come figura professionale non mi spettava un portafoglio clienti. Puoi quindi immaginare che tipo di mordente fosse necessario. In un periodo un po' morto, il mio capo area mi chiese se avevo qualche appuntamento, poiché non era un periodo sereno e non avendo particolarmente voglia di affrontare discussioni anche al lavoro, inventai di essere sul punto di contattare un ex cliente per proporre una polizza al fratello da poco maggiorenne. Tornai a casa per pranzo e non chiamai questo ex cliente, che non sentivo da circa un anno. Puntualmente il mio capo area, con assiduo e ineluttabile comportamento parassitico, mi chiamò nuovamente per sapere se lo avessi contattato e ovviamente risposi non ancora. Beh, incredibilmente, non passarono 10 minuti che questo ex cliente mi chiamò perché suo fratello desiderava fare una polizza d'accantonamento. Dire che rimasi scioccato è davvero limitativo. Questa cosa mi colpì tanto che rimasi in uno stato di semi-trance per tutto il pomeriggio. Altre esperienze simili hanno corollato la mia vita. Alcune persone non danno molto peso a questo tipo di eventi, attribuendoli al caso. Io invece ho preferito approfondire e dare un senso a tutto questo. In senso semiscientifico, questo tipo di caso viene chiamato sincronicità. Il termine, che nacque con lo psicologo Jung, indica una serie di eventi che si sincronizzano gli uni con gli altri. Io ho deciso di credere a questa cosa e l'ho resa una verità. Quello che ho fatto fino ad oggi, quello che sono oggi, lo devo anche a questo. Questo corso nasce dunque dall'esigenza di definire e rendere più concreto quello che si intende per psicologia quantistica. E cosa intendiamo quando parliamo di psicologia quantistica? Nel mio precedente libro, La fisica della mente, espongo i concetti della materia in modo da cominciare a introdurre il lettore alla sua filosofia. In breve, si tratta di concetti di meccanica quantistica applicati alla psicologia dell'atteggiamento. In un certo senso, definisco questo corso il risultato di un esperimento per creare quello che in PNL, programmazione neurolinguistica, si definisce un modello, che proprio da essa prende spunto. Ho cercato infatti di tramutare ed elaborare parte di quello che la PNL ci trasmette. È innegabile la somiglianza, per così dire, tra le due discipline. Non è necessario conoscere la PNL, ma se non la conosci, ti consiglio vivamente di approfondirla, forse solo per il suo grande fascino. Tutto gira intorno al fatto che per poter rendere una realtà più probabile di un'altra è necessario lavorare su di sé in modo profondo, poiché dagli ultimi studi in materia pare che la nostra coscienza sia in stretta connessione con il mondo esterno. Questo corso è nato anche dalle mie esperienze personali, analizzando la mia competenza inconscia, ciò che facevo inconsciamente, e riportandola come competenza conscia, rendendo conscio ciò che facevo inconsciamente. Questo principio sarà esposto più avanti. Mi sono sempre chiesto come possano esistere diverse religioni allo stesso tempo. È possibile che una sia più valida dell'altra? Proviamo a immaginare ogni religione come un disegno su un foglio di carta lucida trasparente. Se dovessimo sovrapporre questi lucidi, per quanto questi disegni possano essere diversi, probabilmente troveremmo dei punti che si sovrappongono, perché ci sono dei concetti comuni a tutte le religioni. Allo stesso modo, la PNQ vuole provare a proporsi come risultato della sovrapposizione di vari lucidi, dove ogni disegno è una teoria diversa. Come sempre, è l'azione che fa la differenza. L'ultimo elemento del modello Quant è di fatto incentrato interamente sull'azione. Ti invito dunque a interiorizzare il modello, a farlo tuo, ad applicarlo, per scoprire, come ho fatto io, un mondo davvero incredibile, con porte d'accesso che ti faranno spalancare gli occhi dallo stupore. Buona lettura e buon lavoro!